Buonasera. Buonasera. Silvia Barardini non ha bisogno di commenti. E due domande però come pensieri democratici. La prima è: perché o come mai una giovane brillante italiana si cimenta in un'avventura, perché la sua vita effettivamente è stata un'avventura. L'inizio, l'origine, qual è stata la scintilla? Guarda, ti devo dire che la scintilla forse è stata l'educazione che ho ricevuto dentro casa, perché mio padre, pur essendo un socialdemocratico, ha sempre spinto la necessità di dover leggere certi autori che nelle scuole americane non si leggevano per niente, tipo Marx, Gramsci e cose del genere. E forse questa cosa che mio padre, di cui mio padre era molto convinto e ha passato alle due figlie, ha spinto almeno me a volere non solo leggere, ma anche essere curiosa a certe cose che si stavano sviluppando negli Stati Uniti e mettere in pratica forse in maniera giovanile, perché ero molto giovane a quei tempi, alcune delle cose che avevo letto. Perciò forse la scintilla è stata quella. Poi chiaramente, giusto per arrotondare la questione, parliamo del 1965 e iniziava ad esserci un grosso movimento contro la guerra in Vietnam. E anche lì, sentendomi abbastanza europea, non è stato un grosso conflitto per me arrivare alla posizione di essere contraria alla guerra. Però chiaramente una volta che uno si incammina in un certo percorso, non è che dice adesso la guerra è finita, mi fermo lì, no, forse la guerra poi apre altre questioni e allora si va avanti. Silvia, riguardando il passato, si vede più passionaria o più ingenua? Allora, certamente ingenua su un punto, del fatto che prendendo delle azioni che mi metteva, non solo io come individuo, ma ci metteva in aperta contraddizione con gli Stati Uniti e con il potere degli Stati Uniti, ingenua su come loro avrebbero reagito. Questo di sicuro è stato un'ingenuità. Se mi si chiede però delle mie idee politiche a quei tempi, se ci credo ancora, in un certo senso sì, però ingenua nel non capire l'entità della repressione che si sarebbe scatenata. La ringrazio.